mondo dell'estetica ormai imperversa un termine che è quello della trigopigmentazione, coniato dalla Orsine Belfatto, artisti e performer della dermopigmentazione. La dermopigmentazione è un termine generico che indica l'introduzione di pigmenti nel derma. Adesso questo nomignolo contiene diverse specializzazioni, quindi a partire dalla più conosciuta pratica artistica, quindi il tatuaggio artistico, poi il trucco permanente, dermopigmentazione paramedicale e trigopigmentazione. Trigopigmentazione è il nostro nato, abbiamo inventato questa specializzazione sia a livello di nomenclatura, il nome non esisteva nel lontano 2004, e anche come know-how e tecniche applicative e attrezzature impiegate. Ambasciatore della trigopigmentazione per l'Italia nel mondo. Sì, portavoce della bellezza italiana nel mondo è un nomignolo, mamma mia, impegnativo da indossare. Tanta responsabilità, tanto impegno, tanto studio, tante soddisfazioni. Diverse nazioni, ecco, ci stanno ospitando appunto per conoscere quali sono le novità per quanto riguarda il mondo dell'estetica in genere. L'ultimo impegno è stato a Seoul, in Corea del Sud, dove un congresso medico-scientifico ha accettato questa pratica come una pratica innovativa, rivoluzionaria, nonostante in Italia venga praticata già da anni. Una professionista che si volesse avvicinare oggi, quali sono gli step principali che deve percorrere? Fiato, cuore e fantasia. Occorre tanta cuore e passione, quindi per un lavoro che è molto specialistico, e un'attività borderline tra l'attività estetica e quella chirurgica. Fiato, perché bisogna spendere tanto fiato per educare non solo il cliente che si sottoporrà a questa tipologia di trattamento del tutto innovativo, quindi tutto ciò che è sconosciuto in parte spaventa. Allo stesso tempo, ecco, gli operatori che devono in qualche modo comprendere che è una pratica fatta da diverse sfere, dove la manualità è di primaria importanza, quindi il know-how, i protocolli operativi, il metodo che deve essere vincente, attrezzature all'avanguardia che permettono comunque di ottenere dei risultati perfetti in un tessuto completamente diverso, che è quello del cuoio capelluto, diverso da quello che potrebbe essere un sopracciglio o un deltoide per un tatuaggio. E occorre allo stesso tempo tanta fantasia, cioè, bisogna che Chanel diceva: per essere unici bisogna essere diversi, e quindi in qualche modo cercare sempre qualcosa che non c'è, qualcosa, l'isola che non c'è, in questo caso la tecnica che non c'è. Siamo partiti oltre 10 anni fa con un termine, dermopigmentazioni, Ennio Orsini, che rappresentava il volto. Esattamente quali zone trattate con questo applicativo? Con il termine trucco permanente solitamente si usa definire il trattamento su sopracciglia, bocca e contorno occhi. Poi siamo andati avanti e abbiamo introdotto la trigopigmentazione, che inquadra quali zone esatte? La trigopigmentazione è una tecnica, in particolar modo è l'applicazione della dermopigmentazione applicata in problemi quali calvizie o esiti cicatriziali. È un nostro brevetto ed è un po' di tempo che stiamo parlando di questa fantastica disciplina. I più emulati per la trigopigmentazione, ma oggi sentiamo un altro termine, innovativi in ogni cosa, microneedling. E quindi mi piacerebbe essere avanguardista nella spiegazione di cosa significa e soprattutto che cosa va a fare per la bellezza e per l'estetica. Esiste anche questo microneedling, che è un po' l'ultima tendenza dell'estetica, oserei dire. Il fatto che la dermopigmentazione si sia appropriata di questa novità forse è da ricercare nel fatto che tutte e due le tecniche utilizzano un dermografo e degli aghi, ma il principio è totalmente differente. Con il microneedling infatti si vanno a stimolare determinate zone, quali naso geniene, rughe della fronte, le zampe di gallina, ed è un trattamento che solitamente viene impiegato per l'anti-aging, quindi per mascherare o comunque invertire il processo che poi genera delle rughe. Abbiamo creduto in questa nuova tendenza ed oggi stiamo dimostrando la potenza di questa nuova tecnica.
la vostra frontiera futura? Sicuramente una delle sfide che ogni azienda come la nostra si pone è quello di migliorare. In questo la Orsini Belfatto ha da un anno e mezzo avviato il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo, che porterà ben presto, probabilmente entro la fine di quest'anno, innovare le proprie attrezzature.